Il Movimento 5 Stelle ha presentato oggi il ricorso al TAR sulle recenti elezioni amministrative a Campobasso, al Tribunale la competenza sul voto di fine maggio. Integrazione sociale, conoscenza dei diritti e doveri in Italia, ricerca di lavoro, si è concluso per 126 stranieri un programma di sostegno in Molise. Prime difficoltà per il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, questa sera in consiglio l'Italia dei Valori non ha partecipato all'elezione del presidente dell'Assemblea. Per lo sport, successo a San Salvo per la prima edizione della manifestazione ciclistica, organizzazione affidata alla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno. Buona serata, gentili telespettatori. Nella sede del Tribunale Amministrativo Regionale il Movimento 5 Stelle ha depositato il ricorso elettorale per la verifica della regolarità della tornata elettorale del 25 maggio nella città di Campobasso. Il TAR è chiamato ad accertare le operazioni di scrutinio e riconteggio degli eletti a Palazzo San Giorgio. Intanto tra la maggioranza di centrosinistra proseguono i colloqui per definire gli assetti della nuova giunta. 126 immigrati sono stati protagonisti in Molise di un programma di integrazione linguistica, educazione alla legalità e ricerca di opportunità occupazionali. Gli extracomunitari, tutti adulti, risiedono in regione dallo scorso ottobre. La lingua italiana si sa che è una delle lingue più difficili, almeno per quanto riguarda sia la grammatica sia la sintassi, eppure è stata scelta come filo conduttore di un progetto a livello regionale. Il titolo del progetto è L'italiano per integrarsi. Dottoressa Elisio. Sì, il progetto rientra nell'ambito del progetto FEI, che ha dei finanziamenti di respiro italiano, ovviamente di respiro europeo. È importante questo passaggio perché l'italiano nella sua anche difficoltà per molti, però soprattutto per chi è nel nostro paese, è una seconda lingua ed è una seconda lingua che aiuta ovviamente i percorsi di integrazione sia da un punto di vista squisitamente sociale ma anche da un punto di vista indubbiamente professionale. Ecco, quali sono i punti essenziali di questo progetto che sono stati praticamente fissati e che vedono un estremo interesse da parte non solo della Regione ma anche di altre istituzioni? Sì, infatti è un progetto di respiro interistituzionale che vede coinvolti comunque i vari attori istituzionali che hanno sede e che quindi insistono sul nostro territorio e che coinvolge i ragazzi, i giovani ma non solo, le persone comunque extracomunitarie che risiedono che insistono, che sono sul nostro territorio. Ha una valenza particolarmente importante se consideriamo anche i percorsi di integrazione che la Regione Molise in quest'ultimo anno, ma già negli anni precedenti, ha messo in campo. Quindi ci piace pensare a un filo conduttore unico che possa comunque abbracciare tutti coloro che direttamente o indirettamente vivono con e nella nostra Regione. Potrebbero diventare esecutivi gli sfratti dalle abitazioni dello IACP per oltre 100 famiglie in condizioni di estremo disagio sociale in provincia di Campobasso. Rifondazione Comunista e 5 Stelle chiedono al governo regionale un intervento per sospendere tutte le esecuzioni di sfratto in corso, perché il diritto all'abitazione sia veramente un diritto fondamentale della persona. Angela Crolla, imprenditrice, è stata eletta presidente della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità a Palazzo Moffa. Alla vicepresidenza della speciale Commissione regionale, Angela Amoroso e Marcella Del Gobbo. La modifica dell'orario di lavoro attuata dalla direzione aziendale SEAC e il mancato accordo tra le parti, scaturito nel tentativo di mediazione del prefetto di Menna, hanno spinto anche la Faisa Cisal alla consapevolezza di forti azioni di lotta. Nessun elemento plausibile a sostegno dell'aumento da 36 a 39 ore settimanali di lavoro partito il 23 giugno. Questo praticamente il concetto che esprime la Federazione Autonoma Italiana Sindacali Autoferrotranvieri, aderente alla CISAL, in relazione alla scelta fatta dalla direzione aziendale della SEAC, la società concessionaria del trasporto urbano a Campobasso.
la scelta di fatto disattende e disdice gli accordi di un integrativo risalente al 30 giugno del 1981, finora mai veramente disdettato. Da questo aumento d'orario deciso senza contrattazione alcuna scaturiscono, secondo le organizzazioni sindacali, tutta una serie di problematiche che vanno ad aggiungersi al già difficile momento per i lavoratori dipendenti. La consapevolezza di un'azione di lotta attivata attraverso lo sciopero, a dire il vero, sembra ci sia stata da subito, anche se i sindacati hanno voluto percorrere tutte le strade per evitare un conflitto che ritengono deleterio per tutti. Ma oggi la situazione sembra davvero non permettere ulteriori dilazioni e ritardi. Lo stesso tentativo del prefetto di Campobasso Francesco Paolo Di Menna è infatti caduto nel vuoto, con la direzione aziendale che ha ritenuto di rispondere picche ad ogni sollecitazione circa il rispetto degli accordi stabiliti sì tanti anni fa, ma ancora validi ed applicabili fino a pochi giorni fa. Dunque l'opzione dello sciopero si fa sempre più concreta, e adesso, dopo CGL, CISL e UIL, anche la CISL lo afferma categoricamente. Il verbale si è chiuso negativamente, creando le condizioni per la dichiarazione di sciopero. Prime grane politiche per il neo sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca. L'Italia dei Valori non partecipa alle votazioni per l'elezione del Presidente del Consiglio. Per l'esponente dell'Italia dei Valori, Antonio Giuditta, il mancato coinvolgimento del partito nella composizione della giunta a Palazzo Sant'Antonio appare una decisione non condivisa, pur restando alleati all'interno del centro-sinistra. Fanno parte del nuovo esecutivo che affiancherà Sbrocca il dirigente scolastico Maria Chimisso, Filomena Di Florio, Giuseppe Gallo e Vincenzo Ferrazzano. Da domani, per quanto riguarda i procedimenti giudiziari di natura civilistica, la trasmissione di ogni documento avverrà per via telematica. In questo contributo, cosa ne pensano gli avvocati? Novità per quanto riguarda i procedimenti giudiziari di natura civile. Le nuove tecnologie sostituiscono i vecchi sistemi cartacei. La trasmissione di ogni documentazione, ivi comprese le notifiche, avverrà per via telematica. Se queste novità sono bene accette dai giovani avvocati, quelli con i capelli brizzolati, con le nuove moderne tecnologie, come se la cavano? Lo abbiamo chiesto ad Alessia Giangola e Francesco Dorsi. Invio documenti per via telematica, vantaggi, svantaggi? Ma i vantaggi saranno sicuramente di celerità, di snellezza dei procedimenti, anche la possibilità per noi avvocati comunque di operare anche dallo studio, quindi evitare file in cancelleria che per noi comunque comporta una serie innumerevole di perdite di tempo, eccetera. Lo svantaggio sarà, almeno credo nella fase iniziale, che comunque bisognerà abituarsi un po' tutti, quindi avvocati, magistrati, cancellieri, a questo nuovo metodo, e sicuramente la fase di rodaggio non sarà facile per nessuno. La riforma è importante. Il sistema va sicuramente adeguato ai tempi, credo che però nel procedere per passi giusti e adeguati non fosse questa la priorità del nostro sistema giudiziario. Credo ce ne siano tante altre, a cominciare da una dislocazione degli uffici sul territorio che tenga conto del territorio e non delle esigenze economiche, alla carenza di magistrati che a Isernia pare si stia risolvendo ma che non è risolta certamente in tutti gli uffici giudiziari d'Italia, ad un adeguamento anche della nostra professione, non solo ai sistemi moderni telematici, ma proprio ad una funzione che è quella propria dell'avvocato, non della ricerca della causa ma della soluzione dei problemi. C'è chi dice che gli avvocati di una certa età hanno qualche problema. Ma gli avvocati di una certa età, se vogliono stare sul mercato, si devono adeguare, se no lasciassero fare a chi sa fare. Se così fosse avrebbero fatto un altro danno, avrebbero privato dell'esperienza necessaria anche per i giovani, perché farebbero venire meno il contributo fondamentale degli avvocati, che non sono mai anziani, che diventano solo più esperti con il tempo. Anziano l'avvocato non diventa mai, men che mai vecchio. Non esiste un avvocato vecchio, esistono vecchi avvocati e avvocati di grande esperienza. Se questa riforma dovesse produrre come effetto anche la perdita di quel patrimonio o di parte di quel patrimonio, sarebbe un ulteriore dato negativo.
Il coordinamento dei lavoratori precari della protezione civile ha inoltrato una nota al prefetto del capoluogo Francesco Paolo di Menna per chiedere la riconvocazione urgente del tavolo di concertazione a Palazzo del Governo. Il coordinamento chiede il massimo impegno a che si possa raggiungere una soluzione che salvaguardi 218 unità lavorative assunte in origine con un concorso pubblico del 2012. L'incontro sui processi di supporto nell'organizzazione dei servizi socio-sanitari oggi a Campobasso, una iniziativa della cooperativa sociale CSS in occasione della conclusione dei piani formativi aziendali. La necessità di avere un momento di confronto sul lavoro svolto e sulle possibili interazioni che nascono dalle offerte provenienti dai fondi interprofessionali, soprattutto quando si tratta dei servizi socio-sanitari, al centro di un incontro organizzato dalla cooperativa Servizi Sanitari con la collaborazione di Arcadia. Incontro che ha focalizzato alcuni punti nodali che vedono la necessità delle imprese di qualificare i propri lavoratori, categoria che rappresenta sotto tutti i punti di vista un investimento che permette la crescita delle competenze nelle aziende stesse, rendendole reattive alla crisi che attanaglia il Paese. Crisi che pone una lunga serie di punti interrogativi, cui difficilmente si ha risposta. Fortunatamente, grazie alla interazione tra le varie cooperative, il fantasma della recessione va sempre più scomparendo. Cooperative che, grazie ai piani formativi aziendali concordati e svolti tra loro, permettono di avere un quadro più chiaro della situazione, specialmente quando questa inerisce l'organizzazione e i processi di supporto ad essa connessi, che accrescono sotto tutti i punti di vista la capacità di proporsi un valido outsider a quello che il mercato del lavoro, nonostante tutto, offre. La Giunta regionale ha deliberato l'anticipo dei saldi estivi, quindi da domani si parte con i tagli ai prezzi in tutta la regione. La decisione è stata assunta insieme alla Confcommercio a fronte della crisi generale che purtroppo fa ancora registrare un calo forte dei consumi. Le regole imposte nel periodo dei saldi debbono garantire la massima trasparenza e correttezza nei rapporti tra commercianti e consumatori. Paolo Frattura, presidente della regione a Isernia, è stato presente all'insediamento del nuovo vescovo, commenta l'evento religioso, ma non si sottrae a rispondere anche a domande sulla sanità. Dopo il bagno di folla di Isernia, dove Monsignor Camillo Cibotti ha ereditato da Monsignor Salvatore Visco il pastorale, simbolo del potere conferitogli dal Papa per la guida della diocesi, la stessa cerimonia si è svolta a Venafro, dove l'intera città, con in testa il sindaco Antonio Sorbo, lo ha accolto e festeggiato. Ad Isernia intanto, per l'occasione, presente anche il presidente della regione, Paolo Frattura, che ha così commentato l'evento. È un messaggio di benvenuto al nuovo vescovo di Isernia, tra le altre cose a una settimana dall'arrivo del Santo Padre in Molise. Penso che anche questo evento non sia del tutto casuale. In una fase economica delicata come quella che vive la società oggi, il ruolo della Chiesa è particolarmente importante. Io penso che un messaggio di speranza che soprattutto parte dalla Chiesa diventa l'elemento fondamentale perché la speranza non si spenga, e attorno alla speranza sono convinto con la serenità e con la solidarietà reciproca si possa costruire un sistema diverso. Ma con il Presidente non possiamo non parlare del problema dei problemi, la sanità in regione. Penso che sia più un fatto da risolvere anche con la politica centrale. Io ritengo che non sia più possibile che il burocrate di turno continui a controbattere senza argomentazioni lo sforzo che questa regione, assumendosi le responsabilità tante volte impopolari per cercare di riorganizzare il sistema sanitario. Se arriviamo a Roma con una proposta e non discutiamo la proposta, perché si torna addirittura a discutere su come stornare il disavanzo pregresso, vuol dire che allora c'è chiusura nei confronti della regione, e questo onestamente non credo che i molisani lo meritino. Perché è così difficile dialogare con Roma? Oltretutto si parla la stessa lingua. No, non credo che sia difficile, ripeto, il burocrate fa il burocrate, il nostro interlocutore sarà il governo, visto che il commissario
è appunto nominato dal governo e non dal burocrate di turno. Lei non ha perso la fiducia? No, assolutamente, l'ottimismo è il segreto della vita, tanto per cominciare, ma soprattutto quando la coscienza è a posto e le spalle sono larghe, non c'è emittente che tenga, andiamo avanti sicuri e convinti per il bene del Molise e dei molisani. E proprio Paolo Frattura e Nicola Rosato sul riordino del sistema sanitario hanno fallito per la sanità pubblica progetti bocciati, mentre invece le strutture private hanno trovato notevoli vantaggi. I comitati civici Pro Cardarelli a Campobasso e Veneziale ad Isernia bocciano senza appello le due figure istituzionali. Entrambi, dicono, hanno dimostrato di non avere alcuna competenza in campo sanitario, quindi per loro ci sarebbero le dimissioni. Onorato Bucci, studioso e priore della Fraterna di Isernia, ha rivolto al nuovo vescovo della città un saluto e un invito molto particolare. Sentiamo le sue parole dal microfono di Michele D'Alessio. Benvenuto Monsignore, ecco cosa troverà nella sua nuova diocesi. Così inizia il messaggio che lo studioso Onorato Bucci, priore della prestigiosa confraternita La Fraterna di Isernia e membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, ha rivolto al nuovo presule della diocesi Pendra. Il quadro nella regione in generale e ad Isernia in particolare è drammatico. Si rischia l'aggravarsi del già doloroso fenomeno dello spopolamento. Ogni mattina migliaia di giovani, anche dalla vicina Campania, raggiungono il capoluogo Pendro per motivi di studio e la città si rianima, ma quando tornano nelle loro realtà di provenienza, con che tessuto sociale si rapportano? Quali opportunità di relazioni hanno? Lei ha fatto un quadro molto realista della situazione della diocesi di Isernia Venafro. È stato un po' un benvenuto al nuovo vescovo. Io mi sono solo permesso di ricordare quello che tutti sanno, e cioè che se non pensiamo a questi ragazzi, oggi siamo 340.000 abitanti, di cui 70.000 fuori dal Molise, quindi siamo 270.000. Se continuiamo così saremo 40.000 fra 10 anni. I ragazzi se ne vanno. Ecco, e con tutte le cose belle che abbiamo creato, l'università e così via. Quando al mattino arrivano più o meno un 100 pullman e vengono a Isernia circa 7.000 ragazzi, stanno qui tutte le mattine. Poi se ne vanno, noi non sappiamo cosa fanno nei singoli paesi e non dico altro. E allora che il vescovo si rimbocchi le maniche e con lui i nostri preti. È chiaro che ognuno di noi si deve rimboccare, però al mattino alle 6:30 fino alle 8 lì non c'è nessuno che accoglie i nostri ragazzi. E il rischio qual è? Che abbiamo una città che è un dormitorio. Allora, la città dormitorio non fa comodo a nessuno e non serve a niente. Professionisti, amministratori, imprenditori insieme per progettare il futuro, mettendo al centro la scuola come luogo di esperienza, di formazione per una nuova crescita socio-economica dell'Alto e Medio Sannio. Con l'obiettivo di fare rete e con l'ambizione di partire dal mondo scolastico ad Agnone, oggi per pensare insieme a una crescita integrata di servizi che possa dare nuova linfa all'area territoriale estrema del Molise. Come abbiamo detto, un incontro oggi si è svolto nella città di Agnone. Convegno finale del progetto CertLab destinato ai cittadini extracomunitari con esperienza nei settori agricoltura e assistenza alla persona. Vediamo il contributo. CertLab è un progetto che si è occupato in questi mesi di riconoscere le competenze dei cittadini extracomunitari acquisite nei settori dell'agricoltura e dell'assistenza alla persona attraverso una sorta di censimento sulle capacità in modo da valorizzare le singole valenze lavorative in direzione di una loro occupazione mirata.
dunque un orientamento al lavoro e un sostegno all'occupabilità, in una iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno che ha potuto attingere dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini provenienti da paesi terzi, finanziando la provincia di Campobasso e tramite essa l'Ares, l'Agenzia Regionale Servizi SCARL. Il progetto termina oggi, è durato in effetti, è partito a novembre e si conclude oggi con questo convegno conclusivo. La cosa che noi speriamo possa essere utile per questi extracomunitari che stanno sul nostro territorio è l'aver realizzato un sito che si chiama appunto www.progettocertlab.it, sul quale abbiamo inserito i profili professionali di tutte le persone che abbiamo certificato, anche con delle immagini che attestano le prove pratiche che loro hanno svolto. Questo sito è stato veicolato attraverso a tutte le associazioni di categoria che operano nei due ambiti e ha un nutrito numero di aziende sia del Basso Molise che della provincia di Isernia e di Campobasso che operano nel settore dell'agricoltura. Attraverso questo sito potranno individuare dei profili professionali, delle competenze e quindi attingere a queste risorse che sono ormai sul nostro territorio. A Palazzo Vecchio di Firenze il molisano Francesco De Piscopo è stato vincitore del premio internazionale Le Muse, equivalente per l'Italia dell'Oscar per la letteratura. Una sfida a colpi di piatti e ricette tipiche della tradizione culinaria molisana e abruzzese, Trivento ha ospitato il prodotto topico del Trignosinello. La manifestazione Prodotto Topico esalta le peculiarità del territorio triventino, centro sanità prima e municipio romano dopo le guerre sociali, paese che si erge sul fiume Trigno. Iniziativa della Proloco in collaborazione con l'associazione Cenobio di Maiella ha avuto come obiettivo quello di far conoscere le bellezze paesaggistiche e artistiche dell'antica Terventum attraverso le ricette tipiche. Nella zona Belvedere, a ridosso del centro storico, sono stati preparati i piatti della tradizione locale, quali sagne appezzate, le zappattone, le sfrangiun e per dolci le cipollette. Manifestazione che rientra nel primo trofeo prodotto topico del Trignosinello per la promozione del territorio. Tra i piatti presentati e degustati è stato votato a maggioranza il dolce tipico di Trivento, le cipollette. Al termine della degustazione le guide hanno fatto conoscere agli oltre 100 visitatori, provenienti anche dai paesi viciniori di Molise e Abruzzo, la millenaria cripta di San Casto, sulla quale si innalza la cattedrale, e il museo diocesano. Partono domani a Cerce Maggiore i festeggiamenti in onore di Santa Maria della Libera. Gli stand gastronomici prepareranno il tradizionale piatto di baccalà e peperoni fritti. Chiuderà la festa il concerto della riserva MOAC mercoledì 2 luglio. Sono giunte da tutta Italia le piccole vetture Fiat che hanno vivacizzato Corso Vittorio Emanuele nel capoluogo. Sportelli controvento, interni personalizzati, ma soprattutto voglia di evasione, questi i connotati della 500. Eccola, la Fiat 500, è proprio la piccola grande vettura. Andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Piccola, maneggevole e economica, ma soprattutto personificazione di quello che è stato il boom economico degli anni 60, quando l'Italia poteva fregiarsi con la lira d'oro. E la 500, gioiello di casa Fiat, che ancora attrae e che conta nel nostro paese centinaia di estimatori e di fan club. Nata sotto l'egida dell'ingegner Vittorio Valletta, la vetturetta nel corso degli anni ha subito numerose evoluzioni stilistiche, fino ad arrivare ai giorni nostri. Bertoni, Pininfarina, Giugiaro e finanche art design dell'alta moda si sono cimentati a rendere l'autovettura torinese uno status symbol di quello che è l'Italia, maestra indiscussa di eleganza e soprattutto di raffinatezza, specialmente nel mondo dell'automobile, che oggi fa scuola e la 500, nonostante la diversificazione motoristica, ne è la prova provata. Mi sono innamorato subito della 500, non solo per il suo fascino, ma anche perché le mie possibilità economiche non mi potevano permettere un'altra macchina. Così poi, guidandolo, ho incominciato ad apprezzare
le sue caratteristiche. Il mio obiettivo quando ho iniziato questo discorso di creare un club a Campobasso delle 500 è nato proprio in virtù del fatto che amavo e voglio assolutamente che persone di fuori regione vengano a visitare il Molise, perché io grazie alla 500 ho avuto modo di scoprire delle località d'Italia stupende, dei paesini meravigliosi, e a questo punto mi sono chiesto perché non portare queste persone a visitare il mio territorio, e arrivano da varie regioni d'Italia. Potrei incominciare a citare la Campania, la Puglia, il Lazio, l'Abruzzo, le Marche. Prossimo anno farò il decennale, che sarà una festa meravigliosa. Almeno sto già iniziando a lavorare in virtù del prossimo anno, perché voglio fare qualcosa di molto più spettacolare qui a Campobasso. Con gli eventi culturali tra musica e tradizione inizia oggi la settimana di attesa per la visita pastorale del Pontefice. Alle ore 19 all'auditorium della ex Gilla a Campobasso si sono esibiti gli Zampognari del Matese e il gruppo folk Zig Zaghini. E adesso, come ogni giorno, spazio alle previsioni del tempo. Cielo generalmente soleggiato nella prima parte di oggi sul Molise, deboli annuvolamenti pomeridiani, dalla sera ampi spazi di cielo stellato. Le temperature sono comprese tra la minima di 16 gradi a Campobasso e la massima di 26 a Termoli. Mare Adriatico mosso, ventilazione occidentale. Domattina sulla regione sono previsti valori climatici in leggero aumento, cielo sereno, venti variabili. Francesco Paolini e Davide Aufiero sono i vincitori a San Salvo Marina della prima edizione della corsa ciclistica che ha attraversato l'Alto e Medio Vastese. Due tracciati a disposizione di cicloturisti e amatori. Il servizio. Una manifestazione ciclistica organizzata dalla Banca di Credito Cooperativa della Valle del Trigno San Salvo in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana. Prende vita così la prima fondo BCC San Salvo, una gara ciclistica valida come settima prova del circuito Centro Italia Tour e come terza prova del campionato regionale cicloturismo per società valevole per il campionato nazionale. Due percorsi, il lungo ed il corto, rispettivamente di 89 e 138 km, con il via San Salvo Marina ed un circuito panoramico nei paesaggi circostanti, passando per Cupello, Casa Languida, Furci e Gissi ed il ritorno a San Salvo. La finalità è promuovere il territorio. Abbiamo dei paesaggi e delle colline meravigliose, e in più promuovere i prodotti locali, quello che noi produciamo qua. Infatti ai premi abbiamo messo la famosa ventricina d'Abruzzo, le pesche di San Salvo, quindi sono tutti, diamo i premi con i nostri prodotti locali. La manifestazione è riservata agli amatori dai 19 ai 75 anni, uomini e donne, e cicloturisti dai 15 agli 80 appartenenti alla FCI, ha avuto lo scopo di unire gli appassionati delle due ruote. A trionfare nel lungo è stato Francesco Paolini del team 6S Murolo, mentre nel corto ad avere la meglio il membro della società Dimar, Davide Aufiero. È stata una gara tutta all'attacco praticamente, io ero intenzionato a fare il lungo, però oggi è una giornata molto calma, quindi molto calda, quindi ho deciso di girare per il percorso breve, per la medio fondo, perché diciamo non avevo assistenza, avevo paura che con una giornata così calda sarei andato in crisi. Niente, comunque dopo la divisione in discesa ho attaccato, ci ho provato e sono rimasto da solo fino ai 10 km d'arrivo, poi ho aspettato l'altro ragazzo che arrivava da dietro, siamo andati di comune accordo fino all'arrivo e
e praticamente non c'è stata volata perché ero quello più forte oggi, per cui lui si è accorto di questo e non ha deciso di non fare la volata perché sarebbe stato battuto ugualmente. E chiudiamo ancora con il ciclismo, prossimo appuntamento con i ciclamatori domenica 6 luglio sulla Riviera Adriatica, una passeggiata con partenza e arrivo a Guglionesi ad organizzare l'Unione dei Comuni del Basso Biferno. Sempre a proposito di ciclismo, il molisano Vittorio Priore è stato nominato nella Commissione Nazionale per la Revisione dello Statuto Federale. Priore in passato ha ricoperto il ruolo di responsabile della struttura tecnica molisana. Bene, con questa nota di sport è veramente tutto, grazie per l'attenzione e vi lasciamo alla nostra programmazione.